Fabio Troiano, che ha già fatto il suo bluff, ma lo vogliamo utilizzare, diciamo così, ancora per un bluff supplementare. Tu, Fabio, abbiamo detto prima che nei RIS interpreti appunto un RISC, però prima era un hacker. Ok, sì. Quindi in qualche modo hai fatto, diciamo così, il salto della quaglia, sei passato da una parte all'altra. Adesso noi vorremmo farti rifare il salto della quaglia, però prima ti facciamo vedere una clip, un filmato, e poi ti spieghiamo in che modo dovrai fare il salto della quaglia. Guardiamo tutti insieme la clip. È finita, Johnny. È finita! Non è finito niente! Niente! Non è un interruttore che si spegne! Non era la mia guerra! Lei me l'ha chiesto, non gliel'ho chiesto io! E ho fatto quel che dovevo fare per vincerla, ma qualcuno ce l'ha impedito! Sono brutti momenti per tutti, Rambo. Ma è finita ormai. Per lei! Per me la vita da civile non esiste! Questo l'avete riconosciuto tutti, era Silvestre Stallone in Rambo. Perché parlavamo del salto della quaglia? Perché Rambo Stallone è un personaggio molto maschile, molto duro anche. Ecco, vorremmo che tu ridoppiassi adesso questa scena del film di Stallone, però rendendolo molto femminile. Io farò il colonnello e tu dovrai tirare fuori l'altra parte di Stallone, quella che conosciamo meno. Sei pronto in questo senso, salto della quaglia? No, però... Proviamo a farlo insieme. Fabio, ti aiuterò io. Assolutamente sì. Allora, possiamo rimandare il filmato? Devo prepararmi anch'io un momento? Vediamo. In fondo ti trovo un ragazzo carino. No, non puoi dire queste cose, hai capito? Tu lo sai che io ti amo. E non è possibile che tu ti comporti così con me, solamente perché mi metto la canottiera. E poi perché ho questa fascia. Ma non è possibile, non guardarmi così. Oh, guarda fuori che cosa c'è. Ci sono milioni di persone che mi amano e tu niente, guarda quanti sono. Non è possibile che ti comporti in questo modo con me. Io, guarda, io ti ho sempre amato. E tu invece con quella divisa, sempre in giro. E non mi consideri mai. Non ti considero perché non ti lavi mai con quella canottiera, puzzi tantissimo. Ma guarda, non ti permettere più di trattarmi così. Chanel numero 5 mi metto. E tu che cosa fai? Non mi guardi neanche. No, ti guardo sempre, andiamo in un ristopizza sulla statale, ho già prenotato una... Ok, ok, va bene, andiamo a ristopizza. Però se non mi baci davanti a tutti, giuro che ti lascio e spacco tutto. No, no.